E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con una nuova arma del DLC Azzardo Cosmico. Sto parlando del ricognizione cinetico Ronda Notturna, ricognizione che si può ottenere o da Azzardo Eccelso oppure completando le taglie iniziali, insomma, del Ramingo, quelle che ci danno un engramma potente. Io in questo caso l'ho ottenuto proprio da lì e tuttavia non sono mai riuscito a ottenere qualcosa da Azzardo Eccelso direttamente, un'arma direttamente alla fine della partita, ma penso che comunque si possa droppare perché ho visto in giro che la gente dice così. Ma adesso andiamo subito a vedere i perk di quest'arma. Innanzitutto abbiamo un telaio leggero, quindi un'ottima maneggevolezza, ti sposti più rapidamente quando equipaggi quest'arma. È molto buono comunque, poi ne parliamo. Rigatura martellata, canna durevole da gittata che aumenta quindi la gittata, oppure rigatura poligonale, una canna ottimizzata per ridurre il rinculo che aumenta la stabilità. E ho preferito mettere rigatura martellata perché la stabilità dell'arma è veramente molto molto buona. Due tipi di caricatore: caricatore esteso, quindi quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli ma si ricarica più lentamente, aumenta notevolmente il caricatore e riduce notevolmente la velocità di ricarica, oppure proiettili stabili, il caricatore è ottimizzato per il controllo del rinculo, aumenta notevolmente stabilità e leggermente la gittata. Proprio per questo ho preferito mettere proiettili stabili. Perk peculiari: colpo rapido, colpi di precisione inflitti in rapida successione aumentano temporaneamente la stabilità e la velocità di ricarica, buono perché come se avessimo fuori legge, considerando che ho ricognizione. E demolitore: le uccisioni con quest'arma generano energia per le granate, attivare le granate ricarica l'arma con le munizioni di riserva. Questo è un perk nuovo che non trovo particolarmente utile al momento, però magari in combo con altri pezzi di armatura potrebbe essere buono. Dopodiché abbiamo il prodigio della gittata, che l'ho portato fino al 10, in modo tale da avere il massimo della gittata e il massimo della stabilità. Detto questo, io direi che possiamo subito vederci in partita. Ok, sponda remota, devo dire buona mappa per questo tipo di ricognizione, che, non ve l'ho detto, è un ricognizione essenzialmente da utilizzare dalle lunghe gittate. Pur avendo un'altissima cadenza, ragazzi, veramente che è qualcosa di scandaloso, bellissimo. Mi piace un botto a me come arma. Dicevo, pur avendo un'alta cadenza, si trova molto molto bene dalle lunghe lunghissime distanze. Vedete ragazzi che l'arma è veramente incredibile. A me piace veramente un casino, non so bene dirvi perché, però ha una cadenza molto molto alta, una stabilità altrettanto alta e una gittata è una cosa infinita. Quindi ha tipo tutte le statistiche al massimo. Il che secondo me al momento lo rende uno dei migliori ricognizioni che c'è in gioco. Il problema è che va accompagnato da un'arma che riesca a compensare questo suo, questa sua bravura dalle lunghissime distanze, che viene facilitata e viene, diciamo, scoraggia un po' il gioco dalle medio corte anche da questo mirino. Ok. Qui sono morto perché ovviamente c'era un 8. Dicevo, il mirino, che è un mirino che zoom veramente parecchio. Infatti avete visto che dalle medio corte distanze l'unico modo secondo me è quello di andare in infight, perché altrimenti si riesce veramente con difficoltà a mettere colpi in testa. Cioè in infight ovviamente non si mettono colpi in testa, però piuttosto che non metterli per niente. Vedete ragazzi che è veramente incredibile, le ricognizioni non sono minimamente meta in questo momento, questo ci tengo a precisarlo. Eppure quest'arma mi piace veramente un casino e riesco a farci delle buone cose. La partita scorsa ho sfiorato un run out per 2-3 kill. Un attimo. Bam, finita. No, con chi mi ha ucciso? Jotun. Raga, lo Jotun è scandaloso. Vedete che riesco proprio a giocarci bene. Ovviamente il fatto che sia così forte dalle lunghe distanze la rende un pochino più scarsa dalle corte, ma come è normale che sia. Questo c'ha sempre le pesanti, è incredibile. Questo c'ha sempre le pesanti. E devo dire che sono poche le armi che riescono a fare lo stesso lavoro, perché in realtà mi sono trovato in difficoltà solamente contro Not Forgotten, che bene o male alcune distanze riesce ad arrivarci per la maggior parte. Dicevo che essendo comunque Not Forgotten
ci sta che sia più forte di un qualunque ricognizione di azzardo. Niente. Dai, un altro. Ok, da qua io me ne andrei anche, che ne ho fatto abbastanza di super per oggi. Niente, ovviamente ragazzi, si è visto qua, dalle corte di distanza ci sono armi nettamente migliori, come per esempio l'ultima parola. Però io penso che se l'accompagnate con un'arma fatta per bene, come può essere per esempio una mitraglietta, un amante del rischio, un pompa, riuscite veramente a fare qualcosa di molto molto carino. Poi certo, se riuscite a tenervi dalle distanze giuste, comunque l'arma il suo lavoro lo fa molto bene anche. E questo è l'unico suo limite, diciamo, che va accompagnata con qualcosa che riesca a compensare. Ovviamente dovete considerare che è un ricognizione, quindi non è per niente un'arma nel meta, e questo ovviamente gli dà uno svantaggio notevole. Tuttavia se la cava e non male. Tra l'altro, se considerate che ha 16 colpi e uccide con 4 in testa, ha veramente una cosa infinita di colpi. Questo mi ha proprio violentato con lo sbarramento. Potenzialmente potreste farvi 4 kill con un caricatore. Tra l'altro il perk, che adesso non ricordo quale sia, come si chiami con precisione, però il perk che gli aumenta velocità di ricarica e stabilità, mi sembra, all'aumentare dei colpi precisi inflitti, è tipo un fuorilegge, è come se avessimo un fuorilegge. In più però ci aumenta anche la stabilità, quindi è veramente ottimale. Perché vabbè, due colpi precisi li facciamo praticamente sicuro. Qui non so cosa mi stesse incastrando. Dicevo, due colpi precisi li facciamo praticamente sicuro, quindi... Anche la gettata, ragazzi, è qualcosa di allucinante. Cioè, non si ferma mai. Ok. Va bene, comunque non mi sembra di aver giocato per niente male. L'arma, ragazzi, è qualcosa di fantastico. A me piace veramente tantissimo. Allora, abbiamo pareggiato un pelino. Ok, 28 kill 2,8. Ci sta. Adesso vediamo se nella seconda partita riesco a fare di meglio. Vediamo, perché ci voglio provare. Ok, scogliere radiante ovviamente in controllo. Cosa potrà fermarvi se lottate uniti? Nulla. Questa partita, ragazzi, voglio cercare di giocarla al meglio, perché con quest'arma secondo me si riescono a fare delle belle cose, no? Ho bisogno di cacciatori come te. Capretti, fuggi. Niente, questi mi hanno aperto. Questo qua è l'unico, alla fine, l'unico difetto dell'arma. Il fatto che il mirino, secondo me, cioè, perché se ci fosse stato un mirino che zooma di meno, secondo me tutto questo problema non ci sarebbe stato. Alle corte distanze sarebbe comunque riuscito a utilizzare l'arma, magari contro delle pesanti. No. Il nemico sta vincendo, distruggilo. Schiva per bene. Da dove mi arrivate? Da sopra o da sotto? Buona. Aia. Capperetti. Ok. Sono un po' in troppi qua, per i miei gusti. Che cazzo. Niente, sono tipo mortissimo. Forse no. Fermi tutti. Sto tipo... Mi sto salvando, non so come. Ok. C'è ancora un po' di rosso. Via. Forse ci siamo salvati. Vedete, raga, cioè, dalle distanze è qualcosa di scandaloso, è bellissima. Non si riesce a battere. Via, che c'è un pistolero là. Che cappero, guarda, lo sapevo.
Lo sapevo, ci ha fatto pure in collateral. Sarei curioso di confrontare quest'arma ad un coniglio di giada, perché l'utilizzo è lo stesso. Eppure mi stanno aprendo perché sono un po' in otto. Ah, corri. Digli di mettersi in fila. Zona B conquistata. Avete la zona. Eh no, questi mi hanno mandano mi hanno aperto con la pozza di radianza. Pensavo fosse così male. Ora che ci penso, è essenzialmente un fiducia. Non so quanto il fiducia dovrebbe essere un 180, quindi poi magari controllo. Fatemi vedere. Questo qua è un 200, no, quindi è anche più forte di un fiducia, ragazzi. No, no, tu cosa vuoi fare qua? Vai via, vai da retro. Ok. Cioè, è anche più forte di un fiducia perché il danno è meno male lo stesso. Mi sembra che il fiducia faccia 57, 54. Dovremmo essere lì. Questo fa 54 e ha 200 di cadenza. Però ovviamente quando sono un one shot mi apre il fiducia. No. Ok, sei morto. Zona A conquistata. Qui da dove vengono? Zona B conquistata. Avete la zona di vantaggio. Manca solo un minuto. Quanto ho smirato? Anche se devo dire che con Hipfire corpo a corpo. La sconfitta arriva per tutti. Ottimo. Devo dire che penso di aver giocato veramente molto bene. Adesso vediamo. Penso ottima partita. Mi sono divertito veramente. 36,3,6. Ci sta. Ragazzi, l'arma è spettacolare. Mi piace veramente tantissimo. Cercate di dropparla, anche se è un consiglio un po' stupido. Se la droppate, comunque usatela, perché veramente a me piace veramente un casino. Magari accompagnata con un pompo oppure una mitraglietta che abbia una buona gittata in modo da poter coprire anche le medie distanze, come può essere amante del rischio, fare l'eroe per esempio. E io detto questo, direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che siate bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo. Fateci sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao. E io sono Gaul, e la tua luce.